Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Ardine 15 a Tripalda. In attesa di un lavoro, fatemi fare almeno Babbo Natale. E questo l'appello di Nelson, 47enne disoccupato, residente a Forino, che chiede aiuto alle istituzioni per dire basta al suo stato di indigenza, perché sono stanco e non è giusto, dice, per dignità vivere di espedienti. Nelson, che porta il nome di un ammiraglio perché il padre era in marina, da ragazzo lavorava come barman, poi dopo la morte dei suoi genitori e di un fratello, la sua vita si è fermata in salita. Magari un giorno, si augura Nelson, tornerò dietro un bancone a preparare drink e caffè. In questi giorni che precedono la grande festa, sarebbe bello e utile vestirsi da Babbo Natale, come testimonial di ditte o centri commerciali. I sogni e le fiamme a volte non hanno età e tendono la mano ai bisognosi. Io purtroppo non ho famiglia, ho perso tutto, ho perso mio fratello, che era un fratello suicida, e mamma e papà li ho persi dopo aver subito questo trauma, e praticamente mi trovo disoccupato, senza lavoro, senza niente, ed è brutto chiedere, la cosa più triste che possa. Di dov'è lei? Io sono originario di Salerno, però vivo qua, cioè gli amici miei di Salerno mi chiamano avellinese, perché vivo qua da 28 anni praticamente, vivo in provincia di Avellino, e ne sono orgoglioso di questo fatto, perché è una bellissima cittadina. E ricordo che papà, quando mi portava al porto da bambino, quando ero piccolo, che papà mi portava al porto da bambino, diceva sempre, vicino a un capitano tedesco, cioè, imbarcato su una porta container francese, come vedeva a mio padre sto capitano, diceva sempre Gaetano Avellain, che gli piaceva venire qua a mangiare a Serino, oppure a andarsi a mangiare il gelato sotto ai platani. Ha emigrato da Salerno a Avellino, lei sì, però è senza lavoro, però mi trovo, che Natale sarà, insomma, questo per me. Guardate, è triste, è brutto, perché a me non piace chiedere niente a nessuno, cioè sono una persona abbastanza... Non chiedi l'elemosina per... Non chiedo l'elemosina, non la chiedo, però vado da qualche amico, chi mi può favorire 5 euro, chi 10 euro, chi questo, chi quello, però non riesco a trovare una scappatoia, una via d'uscita per potermi praticamente realizzare. Diciamo che lavoro vorresti fare? Ma io mi accontento di fare il barman, perché lo so fare, l'ho fatto per diversi anni. E come fai a sopravvivere? Mi trovo per strada, a volte vado da un amico, a volte vado... Ieri per esempio la vigilessa del paese dove abito, a Forino, mi ha comprato le sigarette, poi mi dà un po' di spesa, mi dà qualcosa così, però... Sì. Cioè, vivere chiedendo non è una bella cosa, non è bella cosa né per chi lo fa, né per chi... cioè, la mia sarebbe un piccolo appello che faccio... Fallo l'appello, se ti ascolta qualcuno. Signori gentilissimi delle istituzioni, date una mano alle persone che non possono lavorare, che persone che hanno volontà di lavorare ma che non trovano un benedetto santo posto di lavoro in nessun posto. E questo è quello che mi sento di dire.